L'affermazione che tutti siamo dei Buddha fa rizzare i capelli in testa, perché allora vuol dire che il Buddha ruba, che il Buddha mente, che il Buddha uccide, che il Buddha truffa. Basta guardarsi un telegiornale per rendersi conto che insomma siamo come minimo dei Buddha strani. Se noi fossimo davvero tutti dei Buddha, il mondo andrebbe diversamente. Se noi fossimo davvero tutti dei Buddha, i telegiornali parlerebbero sempre di castagni e fiori. Ma allora qual è il punto? Il punto è che noi siamo potenzialmente dei Buddha. Ecco perché abbiamo bisogno della pratica. Se fossimo davvero tutti dei Buddha, perché praticare? Voglio dire, se tu sei a Milano, non parti per andare a Milano, no? Devi immaginare la buddhità come una sorta di muscolo. La pratica che cosa fa? Allena questo muscolo, in modo che questo muscolo, diventando più forte, agisce in modo che l'essere umano trascenda. La parola Buddha che cosa significa? Risvegliato. Tu ti senti un risvegliato. Chi sono i risvegliati adesso? La realtà è, come ti dicevo, che siamo tutti potenzialmente dei Buddha, così come un seme è potenzialmente una pianta, ma per diventare una pianta ha bisogno dell'acqua, del sole, della terra e di tanti altri fattori. Così noi. Quindi la prossima volta che senti l'affermazione che siamo tutti dei Buddha, ti prego, fammi una cortesia, prova a chiedere a questa persona quale considerazione ha dell'essere umano, come vede l'essere umano, che cosa intende con il siamo tutti dei Buddha. Fai attenzione, perché spesso quando si fa parte di un'organizzazione si tende sempre ad usare parole e espressioni di altri senza ragionarci dietro. Io credo che questa qui sia una di queste. Ciao, alla prossima.